Questo è un bell'esempio del fatto che qui tante persone che rappresentano le istituzioni o che rappresentano le aziende si sono messe lì e giorno dopo giorno, senza applausi, senza telecamere che oggi invece ringrazio di essere presenti, senza grandi notizie, hanno fatto tutte con grande attenzione il proprio dovere. Inaugurata questa mattina un'ampia parte della nuova piazza Garibaldi, la cosiddetta area nord, con 130 alberi e un nuovo sistema di illuminazione pubblica, un'area giochi per i ragazzi, l'agorà con l'anfiteatro da 2500 posti e alcuni chioschi per attività commerciali. È stato sottoscritto anche un accordo per la vigilanza della piazza. Era un groviglio di traffico, era un non luogo. Oggi è finalmente la più grande piazza di Napoli, 60.000 metri quadrati, è più del doppio di piazza Plebiscito, è più grande di quella che sarà piazza Municipio anche arrivando fino al porto, quindi è una delle più grandi piazze d'Italia. La metropolitana di Napoli si impegna, e qui diciamo diamo la nostra pubblicamente la nostra disponibilità, a sostenere la manutenzione e la tutela di questa piazza. Progettata da Dominique Perrault, la nuova piazza è attraversata al centro da una strada longitudinale. Sul lato mare la galleria commerciale inaugurata nel 2013 col collegamento fra la linea 1 e la linea 2 della metro, mentre l'area della stazione fu completata nel 2018. Resta da ultimare la zona della piazza a ridosso della statua di Garibaldi. Soldi per la metropolitana, per la linea della metropolitana, come ho avuto modo di scrivere al sindaco prima della fine dell'anno, purtroppo c'era stato anche un problema tecnico ascrivibile al governo, non a Napoli, che abbiamo risolto più rapidamente possibile, non appena il sindaco mi ha informato, e quindi diciamo che i lavori potranno proseguire. Un progetto difficile perché abbiamo lavorato a cuore aperto. In questa piazza ogni giorno passano 36.000 automobili, non è stata chiusa un minuto. Già nella programmazione del Natale abbiamo deciso di fare dei primi attività e concerti qui per dimostrare che questo è il luogo di tutti, nessuno escluso, dall'abitante del Vasto, all'immigrato, al turista che arriva, al napoletano, all'albergatore, al commerciante, alla trattoria, allo scugnizzo, al bambino. È un condominio complicato, ma a noi piacciono le sfide complicate, e qua si vedrà anche la maturità di Napoli, non solo dell'amministrazione comunale, qua si capirà se la città è matura. Questa esperienza di intermodalità gomma ferro ferro, come diceva prima il presidente Cascetta, non è che in Italia è tanto diffusa, Questo è quasi un unicum nel nostro paese e certamente un unicum nel sud. E allora siate anche un po' orgogliosi. Napoli sta dimostrando al paese da sud che sappiamo fare squadra, anche tra persone diverse, differenti delle politiche, però che ci unisce l'amore e la passione per la nostra città. E oggi vedere questa piazza restituita alla città è motivo per me e per noi di grande orgoglio, e come dire, faremo in modo che questa piazza non sarà solo inaugurata, ma sarà viva, sarà vissuta, sarà difesa innanzitutto dai napoletani prima ancora che dalle forze di polizia. E questa sarà la più bella vittoria che io mi auguro potrò festeggiare, che non saranno i poliziotti e i carabinieri a difendere la piazza, ma saranno i napoletani.